Rieccomi ragazzi, scusatemi, non so cosa sia successo. Il computer si è misteriosamente connesso tramite wifi e non tramite rete cablata, non so perché. Per cui per un attimo ha perso, ma ora dovremmo poter continuare senza altre interruzioni. Have we met somewhere before? Me? Friends with a Danon? Can't say I've had the pleasure. Well, when you put it like that, yeah, silly question. I don't remember anything about my past. Don't have any clues to go on either. Not even my own face. Let me get this straight. You don't know what you look like, but you thought I might somehow recognize you? Something like that. Guess my helping you back there wasn't as self-sacrificing as I made it out to be. Besides, I can't feel pain anyway, so it's not like. Wait, you really can't feel pain? Yeah, it's just another thing I don't have. No pain, no face, no Dolore, memories. volto e I only ricordi. know one thing about myself, and that's that I'm a slave. What about your name? You must have one, right? Iron Mask. Got the name from the person who found me. Said that this way I wouldn't forget I had a real name out there somewhere. I see. So where to next? Outside, silly. What do you think we fought all this way for? Ok. Stay sharp. We're going in. Ogni tanto compaiono delle Can you even finestre see out of that che thing? ci dicono Like, che at all? possiamo interagire con i nostri Of course I compagni. can. How else do you think I manage to avoid tripping everywhere I go? What is that thing anyway? It doesn't look like anything Dan and I've ever seen. Beats me. I don't remember anything about my past. When I came to, I was already wearing it. If I could get it off, I would. Damn thing makes it hard to eat. And I can't scratch my face when it itches. It's the worst. Honestly, I'm just impressed you've managed to survive this long looking like that. I'm sure you attract attention wherever you go. Most of the other Danons don't pay it any mind. It's in everyone's best interest to just keep their heads down, focus on their work, and pretend they don't notice. What about the Renan soldiers? Didn't they notice? The guards? They're more the kill first, ask questions later type. Be in the wrong place or step out of line and you're dead. Mask or no mask. That said, as long as you keep your head down and don't cause trouble, they mostly ignore you. Honestly, sometimes they don't look all that keen to stir up trouble themselves. A friend of mine said it's because if they kill us without a good reason, it could delay the work and put them behind schedule. At that point, it'd be their necks on the line. You should know more about all that than me, though, right? I don't serve any of the lords, but I see what you mean. Dopo 3 secoli di After dominio del 3 centuries of Renano Renan senza rule gravi without much disordini, è possibile upheaval, che i soldati it's siano possible diventati the più soldiers might accomodati. be losing their... All this trouble we've caused might be the first excitement they've had in a while. Well, I don't plan on getting killed for their amusement. Bene. Abbiamo raggiunto Zephyr. Glad to see you made it. I heard you managed to escape, but I didn't expect to see old Iron Mask with you. In any case, we're all wanted by the Renans. It'll be easier for everyone if you both just come with me. Where are the others? They're waiting for us up ahead. Come on. Stay where you are, dissidents. Just look at all these soldiers. How badly did they want to destroy this hideout? Apprehend the traitor! Slaughter the rest! Look out! Sion! No!
possible? The Master Core. He was embedded within her all along. No matter. Kill her if you have to. Just retrieve the core. Attack! You okay? Lui non tanto. Your arms. Oh yeah. How about that? Guess it's just as well I can't. Fortuna che non posso sentirlo. You're not in agony? Wait, are you serious? Hold still. Huh? It's one of my healing arts. A sword that sears the hand of he who wields it, and a healing art to mend. Senza delle cure rapide sarebbe sicuramente morto per un'infezione con quelle uzioni. Thank you. All right, let's rout the bastards and finish them off before the surviving stragglers have a chance to regroup. Iron Mask, you coming? Definitely. I'm not about to go back all that way alone. So I guess you're not planning on releasing me, huh? Sorry. You're coming with us. In that case, there's one thing you should know. No one uses that flaming sword without my say-so. You needn't worry on that score. I doubt many of us could get close to it in the first place, or would want to. E così si sono incontrati. Una ragazza che non può essere toccata è un guerriero che non sente il dolore. No, maybe even to surpass it. Are you sure you're okay? What do you mean? Your wound. That soldier nailed you pretty good. Not to mention those flames bursting from you. They only hit my master core, so I'll be fine. And the flames weren't even hot. It's probably because they're just a manifestation of the astral energy. Honestly, I'm more surprised that you really are incapable of feeling pain. Did you think I was faking? No, I believed you. I guess seeing you stay calm while bearing those burns to your hands just really made it hit home for me. It's ironic. I have no problem hurting anyone who touches me. But as soon as I try to wield that sword, it's me who gets hurt. Do you wish you were impervious to pain too? You realize you could burn your fingers off without even noticing, right? So what? All I need right now is power. And up until now, I haven't come across anything stronger than that blazing sword the whole time I've been doing this. You really don't care what happens to you as long as you get what you're after, do you? Don't talk like you know me. You're right. I don't get you. I don't get why you're so quick to throw it all away. Not when us slaves have never had a choice in whether we lived or died. Ok. Qua ci spiegano lo stile di combattimento di Shion. Volendo possiamo anche usarla. Lei spara, cura. Però personalmente preferisco che gli alleati si autogestiscano. Ok, iniziamo ad esplorare Calaglia.
Terra di Cenere Zolfo, Orbus Calaglia. That's Glenamede Castle, stronghold of Lord Balseth, self-imposed ruler of all Calaglia. I've never seen it from this close before. That's it, all right. And next to it are the Gates of Fire. Take a good long look while you still can. That wall is what we've come to tear down. The only thing standing between us and freedom. Freedom. Let's go. Le porte sono chiuse, non si esce da Calaglia. Be careful. If you get close to a Zugul, they'll attack. Vabbè. Solita cosa, sconfiggi i nemici per prendere esperienza. Option in combattimento mi permette di cambiare la modalità di comando, semiautomatico, manuale, auto, bla bla bla. Semiauto rende meno impegnativa la gestione dei combattimenti. Manuale bisognerebbe usare tutti, il che è impossibile. Mentre quella automatica se ne occupa il computer. Don't go charging off like that! Magna Ray! You're mine! You're finished! Don't let them form a pack! I'll run you through! Mirage! Talon's yours! You're mine! Uccidiamo sti lupi! Rising Wyvern! Mirage! You're mine! You're finished! You're not giving up now, are you? No! Vedete, la mia vita è abbastanza bassa, ma ci penso da Shion a curarmi. Non devo preoccuparmene più di tanto. Don't forget to heal your wounds. Qua c'è la guida per i comandi base. Don't fight any enemies you can otherwise avoid, alright? Makes sense. If we try to take them all on, there'll be no end in sight. You sure won't hear me complaining. Raccogliamo queste cose, ci serviranno per creare armi ed accessori e andiamo a picchiare sto coso di pietra. Che bella bomba. Dai Shion, sono stato ucciso perché avevo poca vita e Shion provvederà a resuscitarmi. Le cose non sono infinite però. Sotto ai colpi e ai danni, vedete che c'è un contatore che si chiama PC 88 su 160. Ecco quelli. Aia, in aria non si può schivare ancora. Quelli sono i nostri punti cura. Grazie cara. Sono abituato a poter schivare quando voglio. Adesso cercherò di non farmi massacrare inutilmente. Anche perché i punti cura si possono recuperare solamente campeggiando oppure dormendo ad una locanda. Ecco qua il nostro campeggio. Praticamente ultima parte del tutorial. That barely worked up a sweat. Speak for yourself. What do you want, a medal? Doesn't look like we're being followed. Fail to grab these rare moments of quiet when you can. You'll end up regretting it later. You're the boss. Ok, quando ci si accampa ci si può curare, si può tramite ricordi rivedere le scenette che si sono già viste, vedere quelle che sono saltate, si possono rivedere i filmati e dopo ci si può riposare. E si poteva fare anche una conversazione che adesso ho saltato, ma faccio. A master core, huh? Now I see. Praticamente lei è riuscita in qualche maniera a rubare il nucleo primario del Lord di Calaglia. Oh, right, you don't remember a damn thing, do you? Ah, fair enough. Guess it's e quindi è abbastanza ricercata. Tell me,
You ever wonder why we Danans are made to work ourselves to the bone, day in, day out? Well, when you put it like that, I always just assumed we were mining resources for them. Then don't you think it'd be quicker if they used all that high-powered tech they have? Why go to all the trouble of relying on human labor? Listen, what the Renans are really after isn't resources or minerals. It's astral energy. I Renani cercano di estrarre dell'energia astrale dagli schiavi stessi, dalla materia, da tutto. They're harvesting the astral energy that sleeps inside all matter in life forms. And they're doing it the same way they have for the past 300 years, using us Danans as mere siphons. Right. They have machines for minerals, but extracting from Danans requires spirit cores. Any astral energy collected passes through a spirit vessel on its way to being stored in a master core. Quindi lei ha letteralmente sottratto tutta l'energia che erano riusciti ad estrarre. It determines the sovereign. Sovereign? Is that the Renan ruler? Exactly. Five lords, each doing whatever it takes to gather as much astral energy as they can and store it in their master cores. Whichever of them manages to accumulate the most power at the end of their contest is crowned the ruler of the Renan motherland. A new crown contest, as they call it, is held every decade or so. So you see, the master cores are the receptacles in which the lords store their power. And we Danans are sacrificed, so the Renans can choose their new ruler. That's insane! You're telling me that's what our people have been dying for this whole time? Relax, hero. You're not the only one who's bent out of shape about the whole thing. Stati schiavizzati solamente per determinare se il loro lord sarebbe potuto diventare re o no. There are two things that I haven't been able to get my head around yet. What business would a Renan have stealing a master core? Il nucleo primario? And what's the deal with that blazing sword? E quella spada ardente? I think the sword is a physical manifestation of the master core's astral energy. As for why it took the shape of a sword, well, I don't know any more than you do. Honest. And that stuff about needing your permission to use it? What was that about? I'm the only one of us who can control the Master Core to some extent. Without me to adjust the flow of astral energy, the sword can't take a physical form. What do you want out of this? You may be one of them, but you don't strike me as the ruthless oppressor type. I'm going to take down all of the lords. Never thought I'd say this, but I like the cut of your jib, Renan. Very well. As far as we're concerned, the struggle continues either way. E con la spada infuocata al nostro fianco, la probabilità di vittoria aumentano a dismisura. That is, of course, assuming we can count the two of you in. Fine by me. Per me è ponda. After all, it sounds like we're after the same thing anyway. I honestly, I'm still a little confused by all this. But if it's a choice between this or going back to being a slave, then I choose to fight. Then it's settled. Together we'll overthrow the Renan lords. And first up on that chopping block is Balsef, the wild beast. Sound good? Another secret hideout in Ulzebek, not far from here. We should be able to meet up with our comrades there. Andiamo.
Se premo R1 parte questo. Didn't anyone ever tell you it's rude to stare? I know I already asked you this, but are you sure? What's so hard to understand? Accelero I'm un pochino. Renan, you're Danon. There's impossible. No way. Besides, I'm from Lenegas. Lenegas. Wherever you were before you lost è il satellite che c'è tra Reyna e Danon. Lenegas? You mean the same Lenegas that's up in the sky? I've heard it called the Renan's castle, but I never met. Well then, where did you think we all lived? Didn't you see the Renan lords descend for the crown contest? And how long ago was that? Well, the current contest started 7 years ago, so... Then I wouldn't remember. Just how far back do you remember? About a year, give or take. That's how long ago Doc found me. 1 year. Then no. Guess not. Ok. Andiamo. Saltiamo? Via, dai, si salta. E abbiamo anche catturato una carta. Whenever you find some, make sure to grab it. It's edible, huh? Good to know. Definitely. Ovviamente serviranno anche ingredienti per cucinare in questo gioco. Perché quando ci si accampa o si dorme in una locanda, comunque è possibile cucinare per darsi un piccolo bonus. Che secondo me si fa anche sentire giocando. I don't think we can take it right now. Lo zugo gigante è meglio evitarlo. È un livello 43. Sarebbe come provare a battere Fakir appena creato un account. Non dico che i Black Saint, ma quasi. Lasciamolo lì, che è meglio. In compenso io posso prendermela con questi armadilli. Eh sì, ma infatti, cioè, c'è una bella storia, sarebbe un peccato non potersela godere. Carichiamo i pallini blu. Ok. I'm sure I can put this to use. Il combat è veramente, veramente semplice in questa fase del gioco, perché davvero abbiamo due arti di combattimento in croce. What's this thing? Combattimento di alto livello è qualcosa di quasi completamente differente. Schivare gli attacchi mentre sta combattendo non è così semplice. Bene. Sì, manca praticamente più di metà combat. Ok. Rising Wyvern! Got you! You're mine! Bene. Our work is done here. Let's move. I'm right behind you, Shion.
Ah, accidenti. In verità, dietro la mia brutta faccia ci sarebbero un sacco di altri sottotitoli. Quindi, forse, sarebbe addirittura meglio fare una cosa molto molto bella. Ovvero... sbloccare tutto sto coso. E spostarlo. Ecco qua. Portate pazienza. Non avevo pensato a quella cosa. Bene, bene. Proviamo così. Proviamo così. Perché qualsiasi cosa dicono, sul lato sinistro viene scritto in italiano. Non ci avevo pensato. Per la gioia di Lori. Speriamo non ci sia niente di importante. No, forse ci sono le mosse qua. Boh. Penserò a qualcosa. Magari devo spostarmi di sopra. Magari sì. Okay, people, this is it. Ulzebek. No sign of any Renin guardsmen. Questo è un accampamento della resistenza. Probably figure stationing guards in a place like this would be a waste of precious manpower. So this is where the next safe house is? Yes. The last place they'd think to look for enemies is on their own doorstep. That is, assuming anyone actually made it here before us. Zephyr! Looks like we needn't have worried. Come on. Ok, andiamo direttamente avanti con la quest. Di modo da poter progredire con la storia e con le possibilità di gioco. Zephyr, you made it! See? I told you there's no way Zephyr would have kicked the bucket. Fine, you were right. So, what's the plan? Well, we've got an ace up our sleeve and the enemy's in disarray. Abbiamo un asso nella manica e il nemico allo sbando. Io direi di ribattere il ferro finché è caldo. So we're finally going head to head with Balseth. That's right. We can't afford to mess this up. It's now or never. Ora o mai più. Then now it is. We've all been waiting for this day for far too long. Leave the plan to me. In the meantime, yeah, you two need to do something about your outfits. I have just the thing for your size. Stay right there, okay? Ta-da! I told you, it fits like a dream. I'm afraid we don't have any Renin clothing. I could find you some Danin outfits. But something tells me you'd rather pass. Il razzismo, gli abiti degli schiavi, io non li metto. In case you need reminding, I'm here because our interests overlapped. Nothing more. At no point did I say I've given up being a Renin. Now, now, let's play nice. How about you ask Nate and see what he says? He's our one-stop shop for info around here. With okay. Any luck, he might just know something. Vediamo di trovarle un vestito da Renana. What's this doing here? Ok, tizio con la stella. Eccoti qua. Nath, we need your help. Ah, damn.
Never the manpower when you... Huh? Help, huh? What kind? Is it urgent? Well, no, not exactly. Well, in that case, would you mind helping me out with something first? The work's really piled up around here. What is it you'd like us to do? Anything you can manage. No one cares about us slaves. That's why it's all the more important that we stick together and take care of each other. Check in with that guy over there for details of what he's doing. And thanks in advance. Diamoci da fare, aiutiamo un po' di persone e poi loro aiuteranno noi. I feel like somebody's watching us. Hey. Yes! Puoi dirlo forte, ma non mi aspettavo che mandasse la maschera di ferro in persona. Ti accompagna gli occhi di luce? Sicuro che possiamo fidarci di lei? È dalla nostra parte, Zephyr può attestarlo. Se sta bene a Zephyr, allora non c'è problema neanche per noi. Oh, al diavolo. Mi chiamo Dairon, gestisco questo rifugio. Questi sono alloggi, ma abbiamo già i nostri letti. Non ci piace dormire sulla paglia o sulla nuda terra. Tra i corvi scarlati non mancano le persone in fin di vita o comunque bloccate a letto. Da qui lo scopo di questo rifugio, permettere a tutti di godersi un meritato riposo prima di tornare sul campo di battaglia. Tutti hanno bisogno di rilassarsi e distrarsi di tanto in tanto, soprattutto se si vuole dare meglio contro gli occhi di luce. I guess. Ha senso. Di cosa hai bisogno allora? Ah, mi serve aiuto per trasferire un carico. Alcuni amici lo preleveranno presso il nostro rifugio nelle miniere di Zion. Le miniere? Non pensi sia una pessima idea ora che Rena ne ha conoscenza? Si tratta di oggetti di valore che sono stati raccolti a rischio della vita. Dobbiamo recuperarne almeno una parte. Al momento dovrebbero trovarsi nei dintorni della gola di Sandinus. Recatevi sul posto e date una mano a portare quei rifugi in vita. Capito. In caso di bisogno non fatevi problemi a dormire in questi alloggi. Sarete miei ospiti, ovviamente. Ok, qua praticamente è la presentazione delle missioni secondarie. I had no idea the Crimson Crows were so active. You sound pretty thrilled by that. Thrilled? Maybe. But I'll settle for hope. Ok, vabbè, la stella resta su di lui, ma fortunatamente ho capito dove devo andare. È un po' macchinoso combattere in questo momento. Scattiamo per velocizzare il viaggio. Fortunatamente il gioco integra un sistema di viaggio rapido molto comodo. What? They're all dead? How did this happen? Soldiers, that's how. Are you Iron Mask? Yeah, I am. Dairon sent me to help. Hang in there. I'm so glad you made it. In the bushes over there. You'll... Hang on. Sion, do something! It's no use. He's already dead. Damn them! They've killed so many of us.
and it's still not enough. They won't be satisfied until they've wiped us all out like pests. He mentioned something about those bushes. We should check them. Is this a cooking pot? But what is it doing here? If I had to guess, he put it there to make sure Irenin wouldn't steal it. So even though he knew he was dying, he chose to use the last of his strength to hide it, believing somebody would come for it? I guess you think it's stupid getting killed over a silly trinket, huh? No. Clearly he risked his life for something he believed in. I would never mock someone for that. However, it will be up to us to figure out the purpose behind his dying act. We'll make sure it wasn't in vain. If nothing else, this proves that the Renans can be outsmarted. We'll carry out your will and see it through to the end. Then we better get going. We don't know when those soldiers might be back to make another sweep of the area. So this is what it means to fight the Renans. Sounds like you're kind of scared to me. Of course I am. Andiamo a consegnare il fornimento. If I'm gonna die one way or another, I'd rather go down fighting. No choice. Here I come. Come one, come all. Swallow blade. Mirage. You're done. Here I come. Slash. Rising Wyvern. Swallow blade. And again. You're away. Take this. Rising Wyvern. Stop. Here I come. Here, let me help. Swallow blade. Rising Wyvern. One more! Nicely done, Shion. You're flat. Step come it up. On. Yeah. You got it. Mega Ray! Here I come! You're finished! Mirage! Right. You're mine! Dai, armadillo. You're mine! This could be useful. Behind you, Shion. Per un po' di esperienza è sempre bene. Se fossimo arrivati con un minimo di anticipo. Cose che capitano, fa male, ma così gira il mondo. Avrò cura di quanto siete riusciti a recuperare. È il modo migliore per onorare il sacrificio di chi non ce l'ha fatta. Ehi, papà quando torna? Oh no, è la figlia di quel tale. Presto, piccola, il tuo papà è andato via, ma poi... Non farlo, non mentire. È morto, vero? Tanto lo so, quando gli adulti sono tristi e dicono che qualcuno è andato via, vuol sempre dire che è morto. Papà mi diceva che sarebbe potuto succedere. Mi ripeteva di essere forte e coraggioso. Non è giusto. Quella poverina non doveva restare coinvolta nella nostra sventura. Facciamo rapporto a Knight e prepariamoci alla battaglia. Oh.
Ok. Abbiamo sbloccato la crescita di personaggi. Non è tra le più belle e divertenti, secondo me, però è funzionale. Praticamente tramite diversi accadimenti, che possono essere punti della storia o nostre azioni, possiamo sbloccare dei titoli. Questi titoli ci permettono di sbloccare 5 potenziamenti e al completamento sbloccheremo anche il bonus di completamento. In questo caso al titolo Maschera di Ferro corrisponde un attacco più 10, mentre quello sotto, che è un Scintilla Ribelle, corrisponde un difesa più 10. Ora noi possiamo ad esempio imparare la schivata in aria, che è molto buona, oppure un BA incrementale, che non fa niente schifo, o una tecnica chiamata Polvere di Stella, che non fa niente male, visto che non abbiamo letteralmente altri attacchi. Sì, abbiamo il Vento Tagliente, che è un altro colpo per lanciare in aria, oppure l'attacco sonico in affondo. Ok, carino. Allora io prenderei questo e basta, perché poi non abbiamo altri punti. Fantastico. Anche con Shion cosa potrei prendere? Ok, attacco revente, resistere KO. Mettiamo questa, che è un po' più di movimento. Perfetto. E poi qua su arti possiamo settare le nuove arti che abbiamo preso. In questo caso ci manteniamo su X attacco rondine, che è un attacco molto buono. Su triangolo lasciamo la viverna nascente. E qua ci piazziamo l'attacco sonico, che andremo a provare quanto prima. You see anybody around here who could use our help? We can't chase after every little thing. Di qua. I'm skeptical. Right. Ok, qua ci danno una missione che non potremo completare per molto tempo. Got it. Dobbiamo uccidere quella mantide gigante che c'è fuori il paese, però ripeto, è impossibile. Non che non ci abbia provato, però. You're back, huh? Sounds like it was a real ordeal. Much as I hate to admit it, there aren't many of us who can take on those Renan armored soldiers. All we can do is make sure we remember those who sacrificed their lives for the cause. Yeah, glad to hear it. Now, oh right. So then, you're wondering if I know of any places you can find anywhere with those damn bright eyes is going to have tight security. Across the wilderness, outside Ulzebek, you'll find the Fagin ruins. There's some kind of old Renan castle up there. Forse troveremo qualcosa. Rather than being impenetrable, I forgot. But with a Renan tagging along, who knows? Maybe you can. You ask me though, it's a lot of trouble for some Renan rags. If I were you. Okay. Those look like the ruins. Let's move. Are we really going in there? Yes. Now let's move. A breve dovrebbero anche darmi la mia ben amata spada ardente. Hey! Quindi quando ti chiamo mi aspetto che elimini ogni nemico che mi si avvicini. Cosa? Perché devo essere io? In cambio, se sarai tu a chiamare me, mi impegno a colpire qualsiasi nemico ti minacci. Ti sembra eco? Sì, va bene. Devi prendere l'abitudine di comunicare durante le battaglie, perché tiene alto il morale e consente attacchi combinati. Non dimenticartene, intesi? Il nemico ci ha avvistato, mettiamoci all'opera. Non salva che tu me lo dica. Oh, attacchi boost, finalmente. Possiamo chiamare gli alleati in battaglia quando la loro carica è piena. Benissimo. Attacco boost di maschera di ferro, fendente brutale in grado di atterrare qualsiasi nemico. Fantastico.
With that blade and your strength, the average Zoogle shouldn't be a problem, right? Oh, mi è andato il contrattacco, finalmente. Tra l'altro questa è... Un attimo che... Ecco qua. Sì, non date troppa importanza al mio attacco boost in questo momento, perché non è quello definitivo. È in assenza di altro. E io, premendo il tasto sinistro, posso evocare Scione in qualsiasi istante. Devo aspettare che sia... Ah, devo atterrare due nemici. Oh, ok. Perfetto. Esegui attacchi boost in combinazione con ogni membro, con gli altri membri, per estendere le tue offensive. Ogni membro è efficace contro determinate tipologie di nemico, sperimentali tutti per imparare a sfruttarli al meglio. Praticamente mi servirà per gestire meglio il combattimento, tutta sta cosa. Per ora sembrano semplicemente una comoda fonte di danno. Ma hanno anche un'altra utilità che per ora però non posso sfruttare. Looks like it could be worth something. You can hardly see anything from here. Why don't we climb up higher and see if we can get a better view? What's this thing? Raccogliamo le patate. Soldi che non schifano mai. So these are the Fagan ruins? How'd you figure a place like this turns derelict? Your guess is as good as mine. I didn't even know this place existed until we heard about it. All that matters to me is whether I can find anything to wear in there. Why does she care so much about her appearance? Phew, what a rush. Qua ci sono dei mostri per cui saltiamogli in testa. Get lost! Eat dirt! I'm only getting started! You're mine! Stop! Rising Wyvern! Mirage! Go! I'm only getting started! Here I come! Stop! By the power of water! Pierce through! Rising Wyvern! I'll take you all off! Sight! Mirage! It's over! I'm not done! Go! Swallow Blip! Sonic Thrust! There! Here I come! Okay. Inizia, il combattimento inizierà a diventare via via sempre più fluido e scorrevole. Still striving to be on par with the Lord? You simply can't be too strong when battle is a part of your every day. Ok, api. Le api volano, quindi sono molto più sensibili agli attacchi di Shion che i miei, però va bene. Take this! That buzzing is driving me mad! I'm not done! Sonic Thrust! You're mine! You got flyers! I've got this! Let a marksman handle it! Swallow Blade! All yours!
over. Here I go. You're mine. I'm ready. Here I come. Here I go. I'm only getting started. Take it. Where are you going? Questi volano. Con sfondamento li buttiamo a terra e gli rompiamo le difese, quindi è anche più semplice per picchiare. Barely a blip on our radar. Facciamoci anche sti armadilli. I nemici non respawnano, tra l'altro. Respawnano solamente quando si cambia aria e si torna indietro. These little ones are hardly worth our time. Less talking, more power. Cut them apart to your heart's content. We managed to pull through. Ok. Quindi se continuiamo ad utilizzare le arti, ne apprenderemo delle altre. Sonic thrust! Insects should stay on the ground. You're mine! One more! Mega Ray! Pierce through! By the power of water! Stop! Here I come! You're finished! Here I go! It's over! Here I come! It's over! We've turned the tables on him. There are still more left. Right. No time to hold back. Sonic thrust! Here I come! Slash! Swallow blade! Okay. We managed to pull through. Vediamo se per caso. Sì, ne abbiamo una nuova. Zanna demoniaca. Presa. Ci precludiamo però di lanciare in aria i nemici. Per ora postarci. Perché tanto abbiamo solo miraggio. E non è che sia particolarmente un amante del combattimento aereo. E questo cosa facciamo? Ce ne priviamo? No. An opponent like this should be easy. Take them. You're finished. No, ho sbagliato. Non dovevo usare una un'arte così lunga. Schivata perfetta e contrattacco. Andato giù. Looks like we won. Dai, voglio la mia spada. An opponent like this should be easy. Mega Ray! Demon Fang! By the power of water! I'm not done! Demon Fang! Come and face me! Take it! Here I it's come! It's over! It's over! Pierce by the through! Power of water. Demon Fang! You're mine! Demon Fang! Here I come! Dai! Vedete, un po' alla volta carbura. That's what I like to hear. Ma non siamo ancora arrivati. Quando mi daranno gli assalti inizierò ad essere felice. Anche se
Francamente non ricordo quando ce li daranno. Where are you going? No escape! Slash! Demon Fang! Well, we're on the home stretch now. Don't take your eyes off the prize. I'm quite aware without you reminding me. I can't lay a finger on you. I prefer it that way. What about you? Just watch and see. I'm only getting started. You're finished! By the power of Demon Fang! You're mine! Demon Fang! You're mine! Variando sempre le arti si fa molto più danno. Tutto anche sta a trovare delle belle arti che si riescano a concatenare in maniera che a noi piace, perché non è detto che l'arte che piace a me piace anche a qualcun altro. Ok, a breve c'è un punto di campeggio. No choice. Sonic thrust. Slash. You're finished. You're mine. Take this. Primed and ready. It's over. Demon Fang. Atterriamo sto coso. Take it. You're mine. You're finished. Pierce through. Demon Fang. Molto bene. We managed to pull through. I wonder if those are the Fagin ruins below us. Shouldn't be too much farther now if that's the I guess it's been a while since I had a bite to eat. Fame. Don't worry about me. I'm used to working while I'm hungry. It is a big deal. You should eat whenever you can. The last thing I need is you keeling over in the middle of a fight. Never thought I'd get lectured on eating by a Renin, of all people. Yeah, well, some of us Renins know what it's like to go without food, believe it or not. What do you mean? I thought... This isn't about me. Now, are you going to eat or not? I would, if we had anything to eat. Actually, I have a little bit of food on me. You've been carrying that stuff around this whole time? That's why we're going to cook it instead. Cook? I've never done anything like that before. Me neither, to be honest. But we've got to make something out of all this, so might as well try. Ok, proviamoci. In verità non c'è molto da fare, dovremmo solamente selezionare la ricetta. What are you staring at me for? Your clothes are all about function over form. Riposa. Ok, qua dovremmo scegliere il piatto e il bonus che dà incremento difesa, attacco, ripristino PV dopo la battaglia, incremento oggetti rilasciati, incremento esperienza. Per una questione di cose che abbiamo, andiamo di una cosa semplice, un porridge, che tanto si fa col grano, quindi. This should definitely keep you guys full. Anche perché in cucina Shion consuma il doppio degli ingredienti. I'm impressed you can manage so well. Huh? Oh, it's nothing. You get used to it after a while. Still, I'm glad we decided to stop and fill our stomach. I've got a newfound respect for cooking now. But it would have been perfect if it had any flavor. Sorry it didn't live up to your palate. Mai dire una cosa del genere ad una donna che ha cucinato per te. That wasn't a knock on you. I was just... Sorry. That's not how I should think. You've got me curious now. Is it just pain you can't sense? Or are your taste buds shot too? Oh, sure, my taste buds work fine. Although, apparently what I like tends to be a little out there. How so? Well, one time I couldn't get enough of these strane things bacche I picked off a plant. Che ha trovato su una pianta, ma ancora tutti erano troppo piccanti. Doc thinks maybe I secondo Doc, c'erano più sapori particolarmente intensi per compensare l'assenza del dolore.
Maybe it's best I take charge of the cooking. You know, just to be on the... I can't guarantee it'll be to your tastes, though. I said I'm sorry. Look, I'll learn to tone down my tastes in the future, so let's just put that slip of the tongue behind us already. Ovviamente, se giocate a questo gioco, deve piacervi anche il fatto di seguire la storia, le discussioni. Adesso sto skippando molti dialoghi. Ok, anche Shion ha sbloccato appunto cucinando. 200. Non lo so. Prendiamo questo, l'attacco revente, mi sa un po' meglio. Il 129 incremento a danni critici, ma non è che ne faremo così tanti. Sarei fortemente tentato di prendere polvere di stelle. Però è un attacco aereo. Dovrei poi rimettermi l'altro attacco. Forse è meglio continuare così. Magari mi prendo la schivata in aria, giusto per muovermi un po' meglio. E poi incremento BA per aumentare la barra delle azioni che posso avere. I think we've rested long enough. Let's keep moving. Ok. Vediamo se riusciamo a portare a termine questo dungeon e poi direi che per stasera potremo anche salvare. This must be it. Looks pretty ancient, but I recognize Renan architecture when I see it. It's seen some beatings. If it stayed sealed all this time, it's not because people left it alone. It's not just their technology. The Renans build their structures out of special materials too. Strong enough to withstand assaults from Danon tools and weaponry, anyway. So, how the hell are we? Easy. Easy. I hate that I... Looks like this place used to be a supply base of some sort. It probably even dates back to the Great Conquest. Domanda: e le bestie come sono arrivate qua dentro? Sure is crawling with critters. Se lo chiede anche lui. Ok. We're in good form. Funghi. Allora apriamo la mappa un attimo. Meglio andare prima dall'altra parte che è un vicolo cieco. Is this a chest of some sort? A Renan kind, yeah. We should definitely hold on to what's inside. Passiamo al piano superiore. Uccidiamoli subito, togliamoci il pensiero.
Questi volano, tiriamoli giù. Ecco la sua nuova abilità imparata. La pioggia di fuoco. Our work is done here. Let's move. I'm right behind you, Shion. Hop. Possiamo saltare. Fortunatamente. Out of our way. Try harder. Here I come. Swallow blade. Demon fang. By the power of water. Slide. Yeah. Try harder. My turn. This one's mine. We did it. These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Cut them apart to your heart's content. Sonic thrust. Okay. La carica degli attacchi, tanto la portiamo avanti da uno all'altro, da un combattimento all'altro. Allora, veniamo però a questi oggettini strani che stiamo raccogliendo. Qua possiamo vedere tutte le robe che abbiamo, consumabili, materiali, armi, armature, accessori, materiali per gli accessori, preziosi, altro. Se noi andiamo qua possiamo vedere i consumabili. Abbiamo le gelatine alla mela che curano, gelatine all'arancia che ci ridanno punti cura, bottiglia della vita per tirare su quelli che muoiono, e poi abbiamo degli oggetti per alzare permanentemente le statistiche. Noi daremo tutto quanto a maschera di ferro. Visto che tanto userò praticamente sempre lui. Boh. Allora qua abbiamo preso quello che c'era da prendere. Secondo piano. For a while now. Can we give up already? What, you're tired? I'm tired of something, all right. I'm not giving up until we search every inch of this place. She's really determined to find those cloths. Giustamente non vuol farsi tutto il gioco in sottoveste. Demon Fang! Mega Ray! Strike! Slash! Sonic Thrust! Here I come! You're finished! Slash! Pierce through! Burning strike! Take this! It's over! Swallow blade! By the power of strike! Ben fatto, Shio! Demon Fang! Any injuries? Ovviamente in questo gioco molto spesso bisogna stare attenti perché si può cadere giù. Da qua noi possiamo saltare giù volendo, ma non vogliamo. No, non volevo prendere subito l'ascensore. Is this Renan technology? I'm amazed you guys can pull something. Pensavo fosse bloccato, fate voi. For us, sites like this are completely normal. Volevo almeno finire di esplorare il piano. Anche perché il numero di consumabili che si può portare via è limitato, quindi è bene raccogliere quello che si trova e acquistare quello che non si trova è costoso. Ma bisogna anche bilanciare il fatto che giocando le cure sono pressoché limitate finché abbiamo punti cura. You picked the wrong fight! Here I come! Slash! Demon Fang!
Where are you going? Nicely done, Shion. You're flat. Step it up. Vedete? In questo caso ho sfruttato i due attacchi perché il combattimento era abbastanza più impegnativo. Ok, possiamo tornare giù, abbiamo sbloccato la porta. Ah, ecco. Essendo uscito dalla zona ho fatto respawnare i mostri. These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Cut them apart to your heart's content. Strike! Demon Fang! Bene. Looks like it could be worth something. Facciamo un bel saltello. Andiamo a prenderci il contenuto della stanza chiusa. Essendo opzionale, di solito è qualcosa di carino. Emblema Pungolo. È un emblema. Allora, essendo un emblema che dà penetrazione, vabbè, intanto ce lo prendiamo noi perché siamo delle brutte persone. Let me take a look at it. La penetrazione, per capirci, dovrebbe essere come su quello che su Senseiya potrebbe essere da Pierce. Ok, andati. Ora possiamo prendere l'ascensore senza dubbi di aver lasciato qualcosa indietro. Ciao magico! Esatto. La penetration è importante in tutti i giochi. Il gioco è abbastanza prevedibile, di solito ci sono sempre dei boss. This must be sarà qualcosa. Old wardrobe. Yeah. I wonder how long they've hung here. They don't look like they've aged a day. The designs are a little dated, but it'll have to do. Listen, I get it. You care how you look. But we've got places to... Meglio? What is it? Paralizzato. No, I... nothing. We've kept Zephyr and the others waiting long enough. We should head back. Okay. Ok, dovrebbe già avere tutto quanto equipaggiato. Perfetto. Let's head back. Però, ad esempio, se uno dovesse preferirla il vestito di prima, si può fare. Oppure col DLC ci hanno dato il suo abito in versione nera. No, ha una maschera di ferro il nostro personaggio. You're in a good mood. Were you that contro la sua volontà. I don't know what you're talking about. Non conosce il suo nome, non ha memoria e non conosce il suo viso e non sente il dolore. Bene. Possiamo andarcene. There. Li affrontiamo giusto per. Let's dispose of the trash. Damn it!
Leccati questo. Buono. Distrutti. Looks like it could be worth something. Andiamocene. Dai che rivoglio la mia spada di fuoco. Sì, decisamente massiccio. Ma man mano che andremo avanti, beh, ascoltate, con questa armatura qua anche non starebbe male, eh. E la, vi do uno spoiler, è l'armatura che prenderà andando avanti, ma in un'altra colorazione. Questa è una versione che danno col DLC, ma mi sembra brutto già indossarla, non ce la meritiamo ancora. Anche perché non dà statistiche, è solo una skin. Wanna get back to Ulzebek? Yeah, we better. Ok. We don't have time to waste. Someone's in a hurry. E adesso ci insegnano il viaggio rapido. Aprendo la mappa, noi possiamo scorrere tutto l'elenco delle mappe, dove c'è il puntino tipo di Google, quello verde, dove possiamo andare e fare viaggio veloce. In questo modo la tagliamo rapida, non perdiamo tempo in backtracking inutile, a meno che non siamo noi a volerlo. We've reached our destination. Qua ci danno la possibilità di fare delle missioni secondarie, che sarebbe bene fare perché ci ripagano con punti. Questo è veleno. Ve le schippo, alla fine chiedono del cibo, di uccidere delle cose. Però ci danno i punti nell'albero delle abilità e delle ricette o altre cose importanti, quindi sarebbe bene averlo. In più vediamo se possiamo aggiornare un pochino il mio equipaggiamento. Andiamo alla locanda. Next time we make camp. Is that why she went along with this? Possiamo vendere dei frammenti di ferro che non servono assolutamente a nulla. Qua poi possiamo acquistare le cure volendo. In locanda possiamo dormire. Ma no, devono darmi la missione prima. Va bene. Niente. Pardon. Devono darmi la missione di andare dal fabbro. Poi apparirà magicamente. Non so se hanno la birra qua. Qua soffrono la povertà estrema. Sì, peggio ancora. Gli occhi di luce stanno massacrando gli abitanti di Calaglia. Forse cercando il nucleo primario. Forse cercano il nucleo primario. A quanto pare il nemico è pronto a tutto pur di ottenerlo. Persino uccidere degli schiavi che sfruttano per accumulare riserve di energia astrale. Mosgul ha ricevuto un brutto colpo. No way. Dici sul serio? Assolutamente. È la città più vicina a dove li abbiamo attaccati noi. Mi spiace per chi è rimasto coinvolto, ma penso fosse inevitabile. Maledetti. Just where do you think you're going? You know where. Mosgul. Praticamente hanno attaccato la città dove il mio personaggio viveva, dove Maschera di Ferro viveva. E noi adesso andremo a salvare i nostri amici. Now!
through. It's over. Demon Fang. Mi rimetto gli attacchi aerei, ho cambiato idea. Possiamo togliere. Sebbene sia comoda la zanna demoniaca, che è quell'attacco azzurro che lanciamo lontano, mi prendo la viverna nascente. Così potremmo raddoppiare un pochino i danni che facciamo lanciando in aria la gente. There are fewer soldiers stationed at the garrison than usual. They must have gotten deployed to Mosgul. Doc, Cole, everyone please be safe. Funghi. Ma le vespe ci hanno attaccato. Le api. Here I go. Here I come. I never miss. You're mine. Barely a blip on our radar. Guarda che belli i soldatori. Fanno la guardia in deposito. Livello 10, daranno anche bella esperienza. Rising Wyvern! I won't show you any mercy! You got spirit! This one's mine! Come on! In ginocchio! You picked the wrong fight! Damn it! Here I go! Now, while it's freely! Take it down! Rising Wyvern! Get it! Come on! Try harder! My turn! Seven kick! Die! Here I come! Come on! Here I come! By the power! You're mine! Slash! Pierce through! Rising Wyvern! Hear me! Flame of Fury! Try harder! You're mine! Rising Wyvern! Sight. It's over! I'm only getting started! I never miss! Take this! You're finished! By the power of water! Sonic Thrust! Bora. Our work is done here. Let's move. I'm right behind you, Shion. Il centro dei funghi grigliati. Buono. We should try it and see how it turns out. Ma sì. Andiamo dritti. Abbiamo fretta. No, questa spada no, è una spada arrugginita. Devo cambiarla prima possibile. La prima arma marcissima che ti dà. Mess with my friends, will you? You just crossed the wrong line. Swallow blade. Burning strike. Rising wind. Here's the healing arc. You're mine. They really don't give up, do they? Here I come. It's on. Sonic thrust. In ginocchio. Eat dirt. Use the healing arc. Take this. First aid. I owe you one. Pierce through. Damn it. Rising Wyvern. Flame of Fury. Burning strike. You're mine. Die. Jedi Aqua. Take this. It's over. Pierce through. Hear me. Flame Sonic of Fury. Thrust. Burning strike. No escape. Andato. Hey! Damn it! Too late. Stop! Please, don't hurt the children. What's that? Damn it, I can't reach them in time! Get back, Cole! Cole, stop! Not if I can help it! Go to hell! You're finished! Strike! Slash! Rising Wyvern! There! Strike! Magna ready! Here I come! You're finished! Magna ready! Take this! Pierce through!
Damn it, baby! You're mine! You're finished! There, go! Try harder, my turn! Swallow blade! Rising water! Adesso che ho la schivata aerea non è più così facile. Are you all right? What about the Iron Mask? Take it easy. Calmati. It's all right now. Most were able to escape, and we've survived. Honestly, we got off lucky. It's often worse when a resistance group pops up. Lucky? Come puoi parlare di fortuna di fronte a un massacro di questa portata? This is how things go when you're a Dan enslave. You're dead. Livellarsi significa andare incontro a morte cieca. Piegare la testa e obbedire agli ordini è l'unico modo per sopravvivere. La vita è una sola. Per questo, quindi dovrei attendere di morire attendere che la situazione migliori? Sì. E vivere un giorno in più a discapito di chi si sacrifica per noi. È così che la pensi, Doc? Sei disposto a rischiare tutto nella speranza che un giorno le cose andranno meglio? Ma come si può attendere sapendo che ci sono persone che sacrificano la vita per proteggere la nostra? Hai idea di cosa succede a chi prova a resistere? Se si limitassero a uccidere i rivoltosi, ti darei ragione, ma i responsabili non sono gli unici a pagare con la vita. L'hai visto con i tuoi occhi, le conseguenze sono dolorose per tutti. A luce di questo, sei ancora convinto dell'inutilità di attendere? Ma capisco che tu non voglio mettere a repentaglio quelle stesse vite che stiamo cercando di proteggere. Sarebbe controproducente. Ma se attendessi troppo a lungo, finirei per abituarmi fino a perdere la voglia di lottare. E non voglio che ciò accada. Sono già entrato in contatto con i Corvi Scarlatti. Rischiano la vita pur di opporsi al regime che i renani ci hanno imposto. E sono consapevoli che potrebbero morire prima che si giunga alla vittoria, ma combattono comunque per dare una possibilità alle nuove generazioni. Se la mia vita è comunque a rischio, preferisco dedicare il tempo che mi rimane a combattere. Esatto. E non un'arma qualunque, ma una spada che solo io posso brandire, ma anche dotata di un potere troppo garante per me solo. Chi provò a ribellarsi in passato non disponeva di nulla del genere. Per questo voglio cogliere l'occasione che mi offre quella spada. Certo, potrei mettere in pericolo delle persone, ma d'accordo, dimentica ciò che ho detto. Per te è giunto il momento di agire, maschera di ferro. Al momento tu e la tua spada siete gli unici in grado di sconfiggere i renani. È merito tuo se siamo ancora vivi. Se esiste un modo per farcela, sono sicuro che lo troverai. Doc, grazie. Ricorda ciò che mi hai detto. E resta sempre fedele alle tue convinzioni. Me lo prometti? Certo, puoi contarci. Sei molto maturato da quando ci siamo conosciuti. E ora sei circondato da persone in gamba. Inizio a pensare che tu possa farci. Va bene, allora qui abbiamo finito. Bene. Allora, ritorniamo al villaggio e poi per questa sera ci fermiamo. Continueremo poi la prossima volta. E ci occuperemo del Lord del Fuoco. Ma prima torniamo al villaggio. I won't forgive you! Strike! Slash! Rising Wonder! Here I come! Here you're I on! Go. You're mine! Take this! Gemini Aqua! Sonic Thrust! Arrivo, Shia. You're mine! This one's all mine! Non lo sa nemmeno lui, già. È una cosa che scopriremo andando avanti con la storia. I won't forgive you.
lui non ha memoria prima di un anno fa. Ok, vedete, iniziano ad andare giù molto molto facilmente. Our work is done here. Let's move. I'm right behind you, Shion. Di là c'è una zona dove si pesca, ma non posso ancora pescare. Out of our way. In ginocchio. Quel cerchio viola significa che sta per castare una. Sta per lanciare una magia. Meglio se non lo fa. A pelo. Sono riuscito a interromperlo. Abbiamo preso un nuovo attacco. E lo proviamo subito. No, forse l'ha preso Shion, mi sa. Sì, mi è illuso. E anche lui è andato. Perfetto. Eh sì, è una storia veramente veramente bella per quello che sono riuscito a vedere. Non sono neanche io arrivato alla conclusione, però quando sono arrivato a un certo punto ho capito che andava portato in live. E prima o poi sono convinto che un po' alla volta prenderà tutti quanti, perché è veramente fatta bene, secondo me. Buono, ultimi mostri e poi siamo al villaggio. Rising Wyvern! There! Go! I'm only getting started! Take this! Take You're it. Finished! Got you! Slash! Meta Sonic Ray. Thrust! Here I come! Boy. You're quite the gunslinger. I have to be, in this world. Don't worry, I've got your back. Ok, siamo arrivati. Stiamo aspettando. You're not gonna ask what happened? La tua espressione vale più di mille parole. Che espressione può avere uno con la maschera di ferro? Zephyr, devo sapere una cosa. Mi avreste raccolto tra voi se non avessi avuto la spada ardente? Of course. Senza dubbio. Why though? E perché? Non è semplice trovare qualcuno tanto folle da sfidare i renani, ma quando succede non me lo lascio sfuggire. E poi, tu mi ricordi una persona che non è più con noi. Forse vedo in te l'opportunità di riscattarmi, portando a termine ciò che era rimasto in sospeso con lui. Non sarà cosa ti disturba, puoi dirmi. Non voglio andarmene. Se non fosse per te non sarei nemmeno qui. Se lo dici tu. D'accordo, vieni. Thanks. Grazie. Yes. Ehi, maschera di ferro, avresti un minuto? What's wrong? Da quando sei qui non hai smesso un minuto di combattere. Inizio a temere per le condizioni della tua arma. E presto affronterai Balsfet. Devi presentarti. Devi presentarti nelle migliori condizioni. Per fortuna abbiamo anche un fabbro qui. Vi consiglio di andare a dare un'occhiata. D'accordo. Boh, sistemiamo la spada e poi ci fermiamo.
Yeah. Ok, ci aiuterà e ci darà le migliori armi a disposizione. Allora, crea arma. Possiamo fare la spada lunga o la spada grezza, che è fatta con pezzi di mostro fondamentalmente. Dato che è quella che farà più male, grazie spada lunga, ma... Ah no, non possiamo farla, perché ci serve il grano astro e cristallo. Va bene. E allora facciamo la spada lunga. Crea l'equipaggio. Per Shion invece... Niente, anche lei ha bisogno del grano. A posto così. Sconsiglio di vendere le armi vecchie comunque, perché più avanti si potranno fare degli upgrade. Thanks. Good, good. Is this something you're into? Yeah. These ingenious structures and gadgets never cease to... Bene ragazzuoli, allora abbiamo concluso tutta quanta la prima parte, abbiamo quasi concluso il tutorial, perché in questa fase qua non mi sento di dire che siamo arrivati a avere il gioco vero e proprio, perché manca ancora molto il livello proprio anche di combattimenti, c'è diversa roba che va ad aggiungersi, però è stata un primo tuffo in quello che è il mondo di Tales of Arise. Spero vi abbia incuriosito. Se la cosa vi farà piacere, io sarò ben felice di continuare la partita qua con voi in live, e fatemi sapere se vi faccio leggere troppi dialoghi, se preferite che skippo, se preferite che vi faccio leggere anche quelli opzionali. Per me non c'è problema. Detto questo, io non posso che ringraziarvi per essere stati qui, per aver avuto coraggio di provare questa cosa. Noi ci vediamo domani sera per Senseiya e vi farò sapere per Tales of Arise per la prossima puntata. Buonanotte a tutti e grazie.